amici, ciao a tutti. Ogni anno, da quasi 20 anni, lo so, qualcuno dirà quando è che te ne vai a casa, ma molti invece mi aspettano. E dicevo, da tanti anni parliamo di stelle. E partiamo subito molto bene, perché gennaio, febbraio, aprile, maggio sono mesi di grande forza, quindi rinnovo di accordi, contratti e possibilità di concludere anche delle situazioni importanti. E tra gennaio e maggio avete una bellissima situazione, poi dopo parlo dei grafici, li abbiamo fatti anche quest'anno, vedrete quanto è interessante questo oroscopo. E così anche nel lavoro, e tutta la prima parte dell'anno parla di grandi successi. Quindi possiamo dire che questo è un anno di crescita, addirittura vantaggioso per i viaggi e gli spostamenti. Ancora una volta il tema del viaggio torna nei nati Sagittario, per i nati Sagittario porta grandi interessi.